Ciao a tutti, questa è la recensione del Galaxy K Zoom, il telefono di Samsung con la fotocamera più grossa del mondo, però in realtà anche abbastanza performante. Il telefono lo troviamo usato circa sui 150 euro, penso che sia un prezzo adeguato per quello che offre. Il suo prezzo originale da nuovo era sui 500-600 euro, credo che al momento li valesse anche. Adesso insomma è un po' indietro, lo schermo è veramente buono. Non ho mai visto uno schermo così interessante su un telefono in realtà di fascia media. Il processore è un Exa Core, non è molto famoso, però come prestazioni ci siamo, direi che può andare bene. La RAM è da 2 GB, quindi nessun problema nella gestione delle applicazioni di qualsiasi tipo, e la memoria interna è da 16 GB, c'è solo questo taglio. Non è poco e non è troppo, diciamo che ci si può abituare, magari inserendo una scheda SD esterna si ovvia il problema dell'eventuale poco spazio. Lo schermo è un 4.8 pollici, dato che il telefono è basato sul Samsung S5, però diciamo che è una versione modificata appunto per la fotocamera. Io sto usando questa cover perché devo far notare che il telefono qui dietro è scivolosissimo. Questa copertura a bottoni non serve a niente. È molto molto scivoloso da tenere in mano, essendo parecchio grosso anche non è che mi fido tanto a lasciarlo così libero, insomma. Io l'ho preso usato a 160 euro con la cover, secondo me era prezzo giusto. La cover, come vedete, ha il buco per ovviamente la fotocamera. Forse la fotocamera è la parte più caratteristica di questo cellulare, quindi andiamo a vederla subito, innanzitutto così si accende e si apre, è un'escursione abbastanza notevole. È un obiettivo da 24 mm, quindi parecchio grandangolare. L'apertura massima è 3.1 e l'apertura minima 6.3 quando c'è lo zoom. Allora, lo zoom non so se riuscite a vedere così in qualche modo. È uno zoom 10x ottico. Qual è il problema? L'immagine di per sé è molto buona, però essendo il telefono usato, noterete tutti questi puntini, il che vuol dire che l'obiettivo ha preso aria e con l'aria anche molta molta polvere. Questo si vede benissimo nelle foto, non magari tanto con quelle a 24 mm, però soprattutto con quelle fatte con lo zoom. Il problema è che questo telefono dovrebbe servire la fotocamera zoom, quindi perde tutta la sua utilità. Una cosa molto fastidiosa e spiacevole. Per quanto riguarda l'utilizzo normale del cellulare, andiamo a vedere le info sul dispositivo. È un Galaxy S5, appunto, K Zoom, essendo basato sulla stessa versione del cellulare. L'Android è aggiornato a 4.4.2. Direi che non è male, insomma, per un telefono comunque fatto così, sapendo benissimo che verrà sostituito da qualcun altro. Relatività generale è molto buona, tralasciando quella della tastiera che è veramente pessima. Io ho installato la tastiera di Google, ma diciamo che è la stessa cosa. La frase che ho scritto qui non presenta particolari problemi, però con un utilizzo prolungato del display, quando si riscalda, magari mentre siamo in carica, questo fa veramente tanta fatica a prendere i tocchi. E quindi dobbiamo ritappare 1000 volte in un loop fastidioso che ci farà scrivere un messaggio in qualche minuto. Questo diventa molto molto fastidioso se si usa il telefono magari tutto il giorno. La durata della batteria è adeguata alla dimensione dello schermo. Direi che va bene, si fa la giornata tipo. Le applicazioni di Samsung sono presenti e sono le solite. Questo è il launcher normale di Samsung. L'interfaccia è quella nuova, aggiornata a KitKat. Direi che va abbastanza bene. Non ho visto particolari problemi, non è uno dei più veloci Samsung che ho mai visto, ma comunque si difende da altri attacchi esterni. Forse uno dei migliori prodotti della casa, non fino adesso, ma fino al 2012-13, anno di uscita di questo telefono. Scorrendo verso sinistra, stile iPhone, si trova la rivista personale, una specie di rivista basata sui vostri contenuti. Solite cose che mette Samsung per riempire la memoria in un attimo. È presente l'archivio
applicazioni per esplorare le cartelle. A parte l'ergonomia, il peso si fa sentire leggermente, in quanto questo telefono pesa ben 200 grammi, che però a vederlo con la fotocamera così sporgente magari un po' te li aspetti anche. Si riesce a tenere bene in mano, anche in tasca, non pesa poi molto. La luminosità dello schermo è veramente alta, si vede bene anche alla luce del sole, senza particolari problemi. Lo schermo è tarato bene, non è virato sul giallo o sul verde come tanti altri Samsung, è molto chiaro e nitido. Una cosa che mi è dispiaciuta è che il flash è di tipo xenon, il che vuol dire che la luce del flash non potrà essere usata come torcia, in quanto questo è un tipo di flash che si può accendere solo per una frazione di secondo, giusto il tempo di scattare la foto, quindi sarà impossibile usarlo come lampadina, come torcia, magari di sera. Una cosa un po' spiacevole, comunque, magari si usa lo schermo, in qualche modo si può anche adattarsi. Vediamo la parte costruttiva. Questo è l'altoparlante, i vari sensori, la fotocamera davanti che è da 2 megapixel. Il tasto home, qua ci sono i tasti retroilluminati per il multitasking e il tasto indietro. Sulla destra c'è il tasto di accensione e spegnimento, così spengo lo schermo. Qua ci sono i tasti del volume, un po' scomodi forse in questa posizione, comunque si riescono anche a trovare. Qui c'è il tasto dedicato per la fotocamera, che può essere un tasto di scatto oppure uno scatto di entrata o uscita dell'applicazione, o anche tasto per autofocus, che presenta il classico connettore micro USB. Sulla sinistra troviamo il vano per le schedine micro SD. Supporta fino a 64 giga, mi sembra. Sopra troviamo il buco del mini jack. Dietro c'è un'altra scritta Samsung. Questo è il tipico design che c'è sull'S5. La batteria è estraibile. Funziona così, basta aprire di dietro. Andiamo ad aprire il nostro gioco di prova. Volume al massimo, un po' fastidioso. Comunque si può vedere anche che è forte. I tocchi li prende bene, non in modo lento come altri telefoni, però il problema è che con un po' di il problema è che con un po' di surriscaldamento non li prende più bene come adesso, purtroppo. Facciamo la chiusura. Allora, non so se consigliare questo telefono o no, perché il prezzo non è così alto, però il punto interessante di questo smartphone era in realtà lo zoom sulla fotocamera, e se questo viene a mancare o viene a funzionare male, il telefono perde tutto il suo senso. Quindi io mi sentirei di non consigliarlo, se l'avete tenetelo pure, perché comunque è un telefono interessante da avere magari in una collezione, però diciamo che c'è di meglio con focale fissa. È un gran peccato questo fatto che entri la polvere dentro, perché rovina l'ottica, rovina il sensore. È una pulizia, credo che costerebbe come una pulizia di una compatta, quindi siamo a costi un po' alti. Per il resto, guardandolo come telefono Android e basta, è molto intuitivo, molto semplice, veloce. Per questo sì, lo consiglierei, anche se pesa molto. Quindi vedete voi che scelta fare. Ricordatevi che per la stessa fascia di prezzo c'è tanto altro da vedere. Per questo è tutto, non riceverà altri aggiornamenti, quindi alla prossima recensione.